Catania. Nella casa natale di Bellini, divenuta museo, ritroviamo la spinetta del nonno su cui Vincenzo, adolescente, destò i primi suoi canti. Tra i manoscritti d'allora, un Gloria, e il titolo è Presagio. Ecco i cimeli della Norma. Il ritrattino del maestro di mano della Malibran, che miniava i colori come le note, ed è pure autrice di quest'autoritratto. Il capolavoro fu rappresentato nel 31, Bellini aveva 30 anni. Il basso La Blascia e il tenore Donzelli furono i primi interpreti. Il maestro morì a Parigi. Le sue ceneri furono riportate a Catania, dove in questo monumento le allegorie delle sue opere sembrano alzarlo nell'immortalità.